ti racconto questa, ma però io avevo una bambina che abitava sopra a casa mia in Germania. Ah, la, ecco, lei, la figlia di, sì, come si chiama? Deve, sono confondato. Di Carlo? Di Carlo? Di Carlo? Di Pierina. Pierina si chiama. Di Pierina. Io quando stavo a Carlo, mi ero detto Carlo. Perciò, io era una bambina, sta bambina era piccolina. Perciò l'ho tenuto di 3 mesi fino a che ha fatto 2 anni. Ecco. Era grandetto poi. E io la giocavo tutte cose. Poi ci ho imparato a fare il segno della croce. Mamma del padre, figlia 2 anni? Figlia 2 anni? Nemmeno l'aveva ancora 2 anni, nemmeno parlava, ancora. Sapeva fare così. Lei si è imparata a questo così, mi faceva pa! Poi la volevo dire mamma del padre, così. Mamma mi ha portato sopra, mica sapeva niente. La scuola l'ha portato sopra. La bambina ci voleva raccontare questa alla mamma. E ci diceva, lei va in casa, ma la taranta solo a me. Che cosa c'è? C'è giù, lei, cosa fa? C'è già? La bambina c'è una razza, ma l'altra grande. Ma dico che cosa c'è la bambina? Tutta spaventata lei. E la bambina guarda che era normale. Dico, ma dimmi tu cosa vedi questa bambina? Lei è colorita, lei è giusta, lei è bacio, non è niente. Febbre non ha, cosa è? No, si tocca la testa. Bambina, perché ma si sì, voleva fare il segno della croce, voleva raccontare solo, ma non diceva solo pa. Ma perché? Perché non c'è? Perché ce l'ho la testa? La testa ce l'ho la bambina. Che diceva? Quindi ci hanno fatto un flusso. Ma figlia mio, quello che dice, ma che dice Pierina? Ma perché fa così? Che ci fa sentire la testa? Pierina, dica la bambina si vuole battere la croce. Non è che c'è nulla. Non aveva niente la bambina. E lei tutta sparita. Tutta sparita la bambina per il papà. Poi perché era grande la bambina. Io andavo a scuola, perché prima, era brava, era fatta. E era comunque le faceva piacere queste cose. Comunque di bambina grandezza si vede la faccia. Ma le prendi, ci diceva, lei era il signor Costanzo, mi era cresciuta il signor Costanzo, simile a lei per te. Fino io dicevo le mode, le mani, della, come parlava, era assimilava a me. Ah, la bambina mia, assimilia a zia Gina, zia Meglia, a me, ma come fa a rispettare? Quasi che mi diceva mamma, capito? E lei tutta paura perché la figlia aveva preso di me, capito? Aveva preso di me, perché si imparava a fare la croce e la chiesa ci diceva la forte della signora Costa, perché ci imparava a fare la croce di piccolina. Tutto il padre era capito in questo. Ma io ho fatto una cosa bella, non ho fatto una cosa brutta, capito? Infatti che problema che dice te? Che problema c'era infatti? Non ce n'era problema infatti. No, ma per lei non ero, anzi ci ha fatto piacere. Ma sono imparato. Ora voglio dire, alcuni bambini, non ci si imparano di piccoli i bambini. Quanto dice, no, che capisci un bambino? Fa triste anche la storia. Piccolina e già si voleva fare un po'. E poi è iniziato quando era più grandetta, poi andava al catechismo. Poi era lei il maestro di catechismo e tutti i meriti era della signora Costanza. E mi chiamano Costanza perché lì usano il cognome quello dell'uomo. Mamma, diceva David, racconta a Lisa il discorso del nonno di Tornatore, un pagariuto. Raccontagli un pagariuto. Ah, non lo sa. Cioè no, lei non lo sa. Già a David, lei non lo sa. Ah. Giuseppe Tornatore lo conosce, il premio Oscar. C'era uno guarda che ce l'ha fatto. A lei se la ricorda. C'era uno che è venuto dalla Bavaria, ma io non ne ho cosa, era una cosa normale. Aveva un mulo e veniva dalla Bavaria e girava le campagne e anche se andato veniva al mercato. Portava le sarde, portava limone, portava altre cose così
E girava, poverino, si faceva qualcosetta per mangiare, diciamo. Certo, e insomma. Veniva anche in campagna con culo, veniva in campagna. Veniva in campagna a mosticare rufi, andava da altre parti, girava nelle campagne e nel paese. A San Gattardo, dei lì, dei barrarini. Era il primo Amazon, l'antesignano di Amazon. Il mulo c'ha morto, sì. E portava una carriola, c'ha la carriola, e c'è la ruota, la spinge, ci mette un po' dentro e veniva a San finalmente a San Gattardo. Veniva con questa cosa, capito? Ah, non so come se le cose vendevano, così tanto poverino. E comunque noi ce la conoscevamo, però veniva in campagna. Poi era via San Gattardo, quando noi venivamo dalla Germania, Costanzazzo, mi chiamava Costanzazzo. Che era un Costanzo. Costanzo, perché non accatta niente qua? Perché se ne ha Germania ora, certo, di te. E mi credeva, Costanzazzo. Ma come pagavate? Racconta come pagavate. Le donne come lo pagavano questo qua? Come lo pagavano? Come lo pagavano? Con le uova, le uova, con le ci davano sul meno, sai mia cognata che faceva questo, ce l'ho detto pure. Il baratto, mia cognata era in campagna, avevano gli animali, i buoi. Il marito ci lasciava le fave, che a mezzogiorno doveva andare ai buoi. Invece lei vendeva quello e le vendeva quello. E i buoi sentivano gridare le fave, la sfrozzina. E gridavano, che cosa vale? E lì gli ha fatto, e che poi dimmi, che non me ne una. E lì gli ha pagato fave. E mangia le fave, le fave, le fave, le mangia, si chiamava la mangia. E ci comprava qualcosa di vita. Non è una cosa. Lui non aveva quelle cose lì, allora vi dava quelle e si prendeva le altre. Che cosa? Un si poco per tutti. Le cose. No, lui, lui, uno gli era in campagna, al posto di dare cose, ci dava le fave, pesava quando chi gli erano, quando chi comprava la, se comprava la roba, diciamo. Non è che vendeva limone, bustine di cose, vabbè, se uno aveva bisogno mettiamo, mi porto un metro di stoffa di questi tipi, lui ce la portava. Qualcuno voleva le scarpe, un paio di scarpe. Per questo ti dico che era un Amazon, gli ordinavano le cose della settimana dopo. Sì, le ordinavano. Sì. E lui veniva. Vado a prendere il latte per lì. E girava nella campagna. No, ma io non bevo caffè. Tirava avanti lui e noi eravamo in campagna, spuntava qualcosa. Vendeva al fine delle bustine con il tempo, queste bevande non c'erano, queste bottiglie, c'erano le bustine che si faceva l'arancetta, cose, e beh, portavo queste bustine. L'idrolitrina, l'ha mai sentito nominare dai tuoi genitori? C'era l'idrolitrina, come prima che ti faceva l'acqua gasata. Sì, 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 sì. Lui portava anche quelle. Idrolitrina. Idrolitrina, sì, sì. Si chiamava. Vabbè, adesso ci sono state altre. È un marchio più comune. Ma questa è la vita che abbiamo passato, diciamo. Sai che cosa. E dopo tanti anni, qualche anno fa, siamo venuti a sapere, perché il Tornatore ha scritto la biografia. Siamo venuti a sapere che del nonno materno di Giuseppe Tornatore, sì, sì, sì. Che era in Bagheria. Infatti Bagheria, viene da Bagheria, il nome di Natale di Bagheria. La stessa città natale di Tornatore e anche di Ciaccio Maraini e di Guttuso, il pittore. Ma che è? Dov'è esattamente? Vicino a Palermo. Ah, infatti in Palermo. Provincia di Palermo, sì. Ciaccio Maraini è cresciuta là, Guttuso del pittore. Era una persona scherzosa, bastava, scherzava con tutti. A noi ci chiamava Costanzazzo. E Giuseppe Tornatore dice non nessuno sa perché andasse sempre a San Gattardo. Lui si alzava la mattina alle 4, prendeva il treno da Bagheria con i suoi limoni, i suoi che agugli, arrivava in treno a Caltanissetta, lì aveva la mula parcheggiata in una stalla da vicino, montava sulla mula e veniva per le campagne di San Gattardo. C'era un'aspettata, poi il mulo c'era. E quando veniva montata la mula veniva con la carriola. Con la carriola. Girava che qui è un mercato, ogni lunedì c'è il mercato, andava al mercato. Poi portò le salve, limoni, qualcosa che voleva qualcuno. Ma tu ordinavi qualcosa? Tu ordinavi qualcosa? Sì. Cosa ordinavi da Bagheria? Io, a dire la verità, ero un campagno. Quello che si serviva in campagna lo portava. Anche il paese, anche il filo. Te l'ho girato l'articolo di quando è uscita la biografia. C'è la foto col muro e sopra la foto con la carriola. Questo è un articolo
sulla biografia di Tornatore. Già ci hanno fatto la storia, capito? Sì. È la biografia di Tornatore. È la biografia di Tornatore, non è la storia. Sì. La verità non lo so perché. Ed erano chiamati, infatti lui lo dice, in danniatura, cioè quelli che urlavano per le strade. Cioè il venditore ambulante che urlavano, no? Quindi lui andava in città e cominciava a dire. Se tu avevi bisogno per una cosa, per dire mia mamma voleva fare pantalone ai bambini, ai figli grandi, per avere un modello, ci pagava mia sorella, che diceva, e confezionava. Diceva, mi devo portare tanta stoffa di questo tipo, e lo faccio. Altre cose, una voleva portare le scarpe, ne devo fare. Altro che c'è spesso. Di questo è il numero. 50 anni avanti alla luce. Perché nella campagna, a seconda che la campagna è, non è che c'è, deve aspettare quando va in bagno. Le cose che si sentiva nella campagna, e la una parlava con le uova, se c'era un galletto, mettiamo il galletto, siccome comprava il galletto. Dobbiamo e poi noi per noi bambini era un idolo perché oltre alla bigliettina cominciavano le bigliettine con le colorate col sapore di aranciata, col sapore di limonata, i ragazzi quando ci correvano dietro felicissimo, mettevi la bustina nell'acqua e bevevi l'aranciata.